Buongiorno a tutti. Siamo a presentare un'iniziativa importante per la salute di tanti ragazzi e anche per la salute economica di un comparto come quello del turismo e dell'intrattenimento che dal punto di vista legale cuba più di 1 miliardo di euro. Il problema è che fattura almeno un altro 1 miliardo di euro dal punto di vista dell'abusivismo senza nessun tipo di controlli. Quindi ringrazio i rappresentanti della totalità delle imprese di intrattenimento, discoteche, locali da ballo, con cui abbiamo iniziato un percorso che ci vedrà settimana prossima firmare un protocollo per premiare chi garantisce controlli, legalità, sicurezza, somministrazione degli alcolici ovviamente a chi ne ha diritto, controllo del non utilizzo di sostanze di altro genere, sistema di telecamere, sistema di sorveglianza interna. Ovviamente dobbiamo semplificare la vita a chi lavora correttamente. L'Italia è l'unico paese europeo, mi si raccontava, che ha un limite di somministrazione di bevande alle 3, mentre, e questo ovviamente agevola tutto l'abusivismo che si crea al di fuori dei locali gestiti e controllati. Incentiveremo l'utilizzo reale dell'etilometro per garantire appunto che la macchina venga guidata da ragazzi che sono in grado di farlo. Scriveremo come Ministero sia alla SIAE per verificare che organizzi eventi, chi è in grado di organizzarli. Il dramma dell'Università La Sapienza ovviamente porta l'attenzione sul fatto che il divertimento, se è gestito e controllato, è più sicuro. Se è lasciato all'illegalità, all'abuso e al caos, evidentemente è molto più a rischio. Vedremo di semplificare la vita a chi lavora correttamente in termini di minor burocrazia, di più velocità, di più concretezza, di collaborazione costante con le forze dell'ordine, con le questure, le prefetture. Scriveremo ai comuni, perché molte iniziative festaiole illegali nascono e muoiono nell'arco di 48 ore e sono quelle più dannose anche dal punto di vista dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, quindi ci sarà bisogno anche della collaborazione dei sindaci. L'obiettivo è di avere un bollino blu per le discoteche sicure, in modo tale che anche i genitori possano capire dove è più sicuro mandare i propri figli e le proprie figlie, in un contesto dove la sola Ibiza, mi si diceva, fattura sostanzialmente quanto quasi l'intero comparto delle discoteche in Italia. C'è la concorrenza dei locali albanesi, la concorrenza dei locali sloveni, croati, c'è lo sballo olandese piuttosto che tedesco, quindi noi ovviamente vogliamo garantire salute, divertimento sano e positivo, però chi fa il suo lavoro deve essere messo in condizioni di poterlo fare. E col prefetto Gabrielli lavoriamo anche a una circolare che renda uniforme la possibilità di chiudere alcuni locali da parte delle questure, cosa che oggi è fatta a macchia di leopardo. Non ha senso evidentemente che se avviene una rissa a 1 chilometro da una discoteca ne vada a rispondere la discoteca o il locale in oggetto. Quindi chiediamo un maggiore sforzo in termini di prevenzione e controllo ai gestori dei locali, garantiamo maggiore intervento per prevenire l'abusivismo e garantiamo anche minor burocrazia per chi, se vogliamo fare le Olimpiadi invernali 2026, la gente la sera qualcosa dovrà andare a fare, anche perché fa freddo d'inverno, e quindi se lo fa legalmente in posti controllati è meglio piuttosto che non lo faccia in mezzo alla strada. Penso che sia la prima iniziativa di questo genere. Abbiamo dato una bozza di protocollo ai rappresentanti di tutti i locali e settimana prossima ci rivediamo per firmare quello che è un'intesa che dovrebbe servire a tutti. Mi dicono che ci sono prospettive positive per le presenze in questa estate 2019, col Salento che la fa da padrone avendo superato la Romagna, però l'importante è che finché la concorrenza è fra regioni italiane noi siamo soddisfatti. Ecco, vediamo come Ministero di garantire più sicurezza e maggiori controlli, come l'abbiamo fatto con Spiagge Sicure, vediamo di arrivare alla definizione di un protocollo discoteche sicure. Quindi questo è il succo del lavoro di questa mattinata. Ricordo che stiamo parlando di 2500 locali in tutta Italia, da quelli più piccoli
a quelli più grandi, e quindi è giusto che anche in questo universo di 2500 discoteche e locali da ballo, se uno su 2500 sbaglia, venga additato questo uno come un irresponsabile, però la caccia, il dagli alla discoteca non penso convenga a nessuno, anche perché altrimenti si premia l'abuso e l'illegalità. Vediamo a costo zero quasi se riusciamo a portare avanti anche questa collaborazione, in attesa di cambiare anche la normativa a livello nazionale. Qua occorrono interventi normativi, perché in alcuni casi il divertimento è normato da regole che hanno 10, 20, 30 se non 60 anni di storia, e quindi in un mondo diverso, dove adesso organizzi rave su Facebook nell'arco di 24 ore senza nessun tipo di licenza o di servizio di controllo pubblico o privato. Quindi è chiaro che bisogna aggiornarsi coi tempi, però da fruitore dei locali e da padre di un ragazzo di 16 anni vorrei sapere se il locale dove va mio figlio risponde a tutti i requisiti, e se lo fa magari do una premialità in più rispetto a chi non lo fa. Questo è il senso della mattinata. Se ci sono domande a partire da questo, auspicabilmente rispondo, altrimenti... Sì, Elisa Saltarelli, prima pagina. Buongiorno Ministro. Buongiorno. Elisa Saltarelli, prima pagina, informazione parlamentare. Allora, prego. Le domande sono due, partiamo da questo, dal tema di oggi. Legalità e sicurezza, quali sono in termini appunto di legalità e sicurezza i risultati dell'operazione che ha lanciato l'anno scorso, poi operazione spiagge sicure, perché insomma c'è stato un gran parlare di questa sua iniziativa, quali sono a distanza di 12 mesi i risultati? E poi, se mi consente, una domanda sulla Sea-Watch. Su spiagge sicure, se mi portate il dossier su tutte le località raggiunte quest'anno che riguarda località di mare ma anche località di lago, e quindi ovviamente se abbiamo i dati sull'anno scorso, tutta la merce sequestrata, gli arresti effettuati, i controlli, i fermi, le dotazioni di uomini e di mezzi, vediamo entro pochi minuti vi diamo tutta la cartellina. Va benissimo, Ministro. Guardi, un'altra domanda per quanto riguarda la Sea-Watch. Sono ore, insomma, difficili queste per una soluzione. La nave è in mare da 13 giorni e questa è l'ennesima prova che se non si applica un blocco navale non si riesce a trovare una soluzione drastica e definitiva, anche perché insomma in molti ormai considerano l'operato delle ONG, e molti se ne sono resi conto, che non è esclusivamente di tipo umanitario ma spesso e volentieri è un attacco politico. Ora si chiede alla Corte di Strasburgo, poi si mettono in mezzo anche i monsignori, nel caso di Monsignor Nosiglia, che offre la cooperazione della Chiesa e dice che non ci saranno le spese a carico dei contribuenti, ma evidentemente che il senso non è quello che lei vuole dare, non è una questione di risparmiare o di non dare il peso ai contribuenti. La questione è che non debbono entrare i clandestini in Italia. Perché lei è reticente sul blocco navale? Grazie. Io non sono reticente, i numeri parlano per me, la reticenza la lascio in casa di qualcun altro, evidentemente. Siamo a 2500 arrivi a fronte dei 16500 dell'anno scorso, quindi mi dica lei che risultati sono. La Sea-Watch, per quello che mi riguarda, in Italia non ci arriva, può star lì fino a Natale e Capodanno, l'ho già detto, anche perché ormai sono passati 13 giorni, sarebbero andati e tornati dall'Olanda in questi 13 giorni, se avessero veramente avuto a cuore la salute degli ospiti a bordo. Evidentemente è una presa di posizione politica. Ho letto oggi un'intervista curiosa in cui non volevano andare in Tunisia, non si capisce bene per quali motivi, Malta gli ha detto di no e quindi sono arrivati in Italia. Ripeto, è una nave olandese di una ONG tedesca, il problema lo risolvano fra Amsterdam, Berlino e Bruxelles. Aspettiamo nel pomeriggio la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in Strasburgo. Io l'aspetto con pieno rispetto, qualunque sia la sentenza, il mio atteggiamento non cambia di una virgola. Può arrivare anche la regina di Svezia, ma per quello che mi riguarda questa nave è una nave illegale, una nave pirata, una nave abusiva.
abbiamo avuto interlocuzioni anche con l'ambasciata olandese, che ha un atteggiamento curioso perché sostanzialmente dice che abbiamo ragione, però non è un problema loro. Ho capito, se danno le bandiere olandesi a caso, il problema è loro. Però ripeto, questa è proprio una fattispecie evento in acque SAR libiche, con porti autorizzati di altri paesi, bandiera olandese, ONG tedesca, proprio l'Italia è quella che c'entra meno di tutti. Abbiamo dato dimostrazione di assoluta lealtà e umanità facendo sbarcare malati, neonati e donne incinte, basta, basta. Quindi qualunque cosa ci dica Strasburgo, noi con estrema serenità andremo avanti su questa linea che salva vite. E ripeto, dopo 13 giorni questi avrebbero potuto andare ovunque, il fatto che siano lì è un'evidente provocazione politica, ma uno Stato non si fa dettare le scelte sull'immigrazione da una ONG che non rispetta le regole. Allora, Roberta Ferrari, Agora Rai 3. Buongiorno Ministro. Buongiorno. Due domande. Allora, la prima è: chi conferirà tecnicamente questo bollino blu alle discoteche, in base a quali criteri? E la seconda invece è di economia. Sappiamo che oggi ci sarà questa riunione al Viminale in cui parlerete di autonomia e chiediamo se parlerete anche di conti pubblici. In base sulle autonomie, che tipo di timing si dà la Lega per l'approvazione di questa riforma, e sui conti pubblici se per la flat tax pensate di poter reperire dei fondi, per esempio dal taglio di una parte di fondi destinati al reddito di cittadinanza. Grazie. No, e oggi parleremo appunto di autonomie e non di conti pubblici, perché riesco a fare una cosa alla volta. Per quello che riguarda il protocollo, ovviamente è il Ministero dell'Interno che certificherà i criteri di sicurezza, si sta parlando di sicurezza pubblica, di salute pubblica, e quindi lo faremo noi in base a dei requisiti che stiamo studiando con chi questo lavoro lo fa, però ci sono locali che hanno delle telecamere, ci sono locali che investono in sicurezza privata, ci sono dei locali che utilizzano ampiamente l'etilometro, mentre ce ne sono altri che lo utilizzano di meno, e quindi daremo dei criteri di premialità per chi fa di più e investe di più in termini di sicurezza, anche come segnalazioni alle forze dell'ordine, che spesso e volentieri arrivano proprio dai gestori dei locali. Per quanto riguarda l'autonomia, noi siamo pronti da tempo, andiamo a questa altra riunione, per carità di Dio, e quindi non fa mai male fare una riunione, però io ripeto, per quello che mi riguarda, già in Consiglio dei Ministri domani il testo base è assolutamente pronto, con gran vantaggio per tutte le regioni italiane, per tutte, nessuna esclusa. E ce ne sono 7 che hanno fatto identica domanda, però se aspettiamo che arrivino tutte ripartiamo da capo ogni volta. Il testo base è pronto, poi siccome si parla di autonomia differenziata, ognuno dal testo base prenderà quello che più gli interessa. L'importante è riuscire a decentrare alcuni poteri, altrimenti a Roma si ingolfa tutto. In alcune situazioni si ingolfa tutto a Roma. Pensiamo ai pareri delle sovrintendenze. È un imbuto. Quando non riesci a gestire l'imbuto, blocchi tutto. La vittoria olimpica ci dice che dove corrono gli enti locali, l'Italia vince. Se avessimo dovuto fare tutto a livello centrale staremmo ancora qua a fare i dossier. Fortunatamente c'è l'Italia dei comuni che va in fretta. Allora Giovanni Grezzi, Agence France-Presse. Sì, buongiorno Ministro. Buongiorno. Vorrei riparlare della Sea-Watch, perché c'è stato anche l'annuncio da parte del capitano della nave che ha detto che se nelle prossime ore non si sbloccherà la situazione si avvicinerà nelle acque territoriali italiane cercando di far scendere le persone. Quale sarà l'atteggiamento italiano se avvenisse questo tipo di intervento? Ma innanzitutto c'è il decreto sicurezza bis che prevede il sequestro del mezzo e una multa fino a 50.000 euro, e quindi ognuno sa, se uno vuole passare col semaforo rosso sa che fa un illecito, e quindi ognuno risponderà di quello che fa. Quindi noi, figurati se un paese come l'Italia, se la seconda potenza industriale d'Europa, si fa dettare le regole sull'immigrazione da una ONG pagata da chissà chi per fare chissà che cosa, che ripeto tiene in ostaggio da 13 giorni 42 uomini e donne, perché la realtà, io dovevo andare a processo io per sequestro di persona, questi stanno utilizzando per scopi politici 42 esseri umani
su un'imbarcazione da 13 giorni. Quindi sono veramente inqualificabili questi personaggi, non aiutano nessuno, anzi mettono a rischio la vita delle persone. Io però ho scritto al mio collega olandese: qualunque cosa accada a bordo di quell'imbarcazione che batte bandiera olandese, ne risponderà il governo olandese. Adesso c'è Fonte dell'agenzia Reuters. Buongiorno Ministro, vorrei tornare sui conti pubblici. Allora, lei ci ha chiarito che non si discuterà dalla procedura UE stasera, però io vorrei farle una domanda su questo. Da quello che si è capito, la Commissione europea vuole dall'Italia l'impegno a ridurre il deficit non solo quest'anno ma anche nel 2020 per non raccomandare la procedura di infrazione. Io vorrei capire se lei, se la Lega è disponibile a fornire questo impegno alla UE già da ora. Insomma, basta che poi ci chiedano anche l'impegno alla genuflessione costante e noi abbiamo dato tutti gli impegni possibili e immaginabili. I numeri parlano chiaro, i numeri dicono che l'economia italiana è sana e vuole crescere. Non do altri commenti, però ripeto, non siamo più nel Medioevo, anche perché l'Italia è il terzo contribuente netto nell'Unione Europea. Quindi noi facciamo parte di un club che paghiamo miliardi di euro all'anno che poi ci chiede atti di sottomissione costante. E insomma, abbiamo già, a Genova dicono Emus ha detto. Allora, adesso c'è Alberto Sofia, Il Fatto Quotidiano. Buongiorno Ministro, allora, la famiglia di Giulio Regeni è tornata a richiedere che venga ritirato l'ambasciatore in Egitto e che si dichiari l'Egitto paese non sicuro. Lei da questo punto di vista qual è la sua posizione e soprattutto continua a credere ancora alle bugie di Al-Sisi, che per anni di fatto ha depistato e non ci ha detto nulla sulla verità di questa vicenda? L'altra questione invece è per quanto riguarda l'ipotesi di TAV leggera, se ne ha parlato già con Di Maio, anche qui qual è la sua posizione, se può essere un punto d'incontro? Sull'Egitto ho piena fiducia nella capacità persuasiva del Presidente Conte e del Ministro Moavero e non mi sostituisco al lavoro di altri. La TAV leggera, o il treno passa sotto la montagna o non ci passa, non è che ci sia tertium non datur, si può rivedere il percorso, alcune grandi opere, la grande stazione da centinaia di milioni, un pezzo di interramento, la mitigazione dell'impatto ambientale, però a me piacciono i treni che corrono, e quindi, però, ripeto, c'è un progetto in itinere, quindi abbiamo visto che quando l'Italia propone non è seconda a nessuno, e quindi la lezione di ieri penso che possa essere di buon auspicio. Non spetta a me ritirare gli ambasciatori. Sto parlando con l'ambasciatore olandese, per il momento mi è sufficiente. Io non ho altre domande. Molto bene. Buon lavoro e buona giornata a tutti.